Per l'iniziativa Scrittore Emergente Meritevole ho scelto il romanzo Sangue Amaro di Angela D'Angelo. Il romanzo è ambientato a Napoli, nel quartiere di Scampia, ed è un romanzo che io definirei coraggioso. Trovo che sia stata una lettura davvero interessante. È un romanzo che parla d'amore, e non del solito amore a cui siamo abituati, quell'amore dell'incontro tra due persone, tra un uomo e una donna in questo caso, che si innamorano, si amano, decidono di mettere su famiglia. Ecco, non l'amore più tradizionale, ma di quell'amore che salva le persone, di quell'amore del sentimento così potente che ci mostra una possibilità, una via d'uscita da una realtà che non ci appartiene e da cui vorremmo fuggire e senza sapere però in realtà come fare. Questa è la storia di Antonio, un ragazzo di 20 anni che vive a Scampia, e di Greta, una ragazza giovane che in realtà è una psicoterapeuta, ma che lavora come educatrice in un centro per recupero di bambini sempre a Scampia. L'incontro tra i due avviene per mezzo del fratellino di Antonio, Gabriele, un bimbo piccolo che ha, come dice Greta, nello sguardo, uno sguardo che spiega quali atrocità e a quali compromessi un bambino ha già visto e a quali compromessi ha già dovuto cedere per sopravvivere in un quartiere difficile come quello di Scampia. Gli occhi che si incontrano tra Antonio e Greta cambieranno per sempre le loro vite. Quindi questa è una storia che io consiglio a tutte quelle persone che amano gli amori tormentati, gli amori conflittuali, che amano le storie impregnate del potere dell'amore, di quello che salva, cambia radicalmente e strappa le radici malate in cui una delle due persone si è calata e da cui non riesce più però a sottrarsi.